Moti dell'anima, questo è il titolo del suo libro, un libro che indaga l'emozione attraverso le parole. Sì, infatti, è proprio questo, sono le emozioni, i sentimenti che come donna ho provato da quando ero giovanissima e ho avuto questo bisogno di scrivere queste sensazioni forti che sentivo. E attraverso le parole ho cercato di portare fuori di me quello che poi ho nell'anima, quello che tutte le donne abbiamo nell'anima. E proprio per questo ho anche legato questo libro proprio al centro antiviolenza delle donne di La Spezia. Ecco, perché un libro di poesie legato di fatto a un evento, a un dibattito sulla violenza contro le donne, che è un argomento davvero molto attuale, purtroppo. Perché è proprio da lì che si parte, cioè si parte da quello che noi sentiamo, da quello che avvertiamo, da tutto quello che ci circonda. E lì dove, in quello che noi ci circonda, noi possiamo uscirne fuori in tanti modi. E attraverso le parole, la poesia, il portare fuori quello che noi abbiamo dentro di noi è un modo anche di liberarsi e di portare a conoscenza comunque del mondo il sentire che noi avvertiamo, che abbiamo dentro di noi. Abbiamo pensato di cominciare con la prima manifestazione pubblica, con un segnale di pace, un fiore, un'emozione, un pensiero. Non è che ci siamo fermati quest'estate perché la violenza purtroppo non va in vacanza. Abbiamo continuato a parlarne sottovoce e stiamo preparando anche cose più grosse come un convegno sulla sicurezza a misura di donne. Però mi è sembrato una bella cosa iniziare con un segnale di amore, di affetto. Qui si chiede di impegnare il cuore, le emozioni, di vedere cosa dice l'anima. E pensiamo che sia il modo migliore per iniziare. Anche perché l'autrice, Graziella Maesano, che è dalla nostra provincia, anche se lavora qua a Spezia, che è una donna speciale, ha pensato di devolvere parte dell'incasso al centro Irene, la nostra casa contro la violenza alle donne, oppure diciamo dove si dovrebbe rifugiare quella parte di cielo che viene violato.